Eccoci qui con sempre il buon Lorenzo Giovannetti. Salve a tutti. E soprattutto con il Lafroy Quarter Cask, che secondo me, whisky che si trova tra i 38 e i 45 euro, ha un rapporto qualità-prezzo tra i migliori in assoluto per il mio personale gusto. Sì, questa cosa qui l'abbiamo già detto, che non si deve, cioè non si dice nel mondo del whisky il rapporto qualità-prezzo. No, non si dice, però poi la tasca è nostra, il portafoglio è nostro, quindi a me bene diciamo bene che... e pagare poco mi fa molto piacere. E un grandissimo whisky quindi, particolare, e Lafroig. Beh, Lafroig, siamo sull'isola di Hyla, per cui è distilleria famosissima, insieme ad altre distillerie di Hyla. Distilleria che nasce nel 1815, sono due fratelli agricoltori che fondano la distilleria, e nel 1900, a inizi del secolo, del XX secolo, c'è un pronipote che è sempre alla guida della distilleria, cioè il pronipote di chi l'ha fondata, si chiama Jan Hunter, e questo signore ha la visione, cioè l'importante visione di capire che sì, va bene il mondo del blended, ma quello di single malt è altrettanto importante. Per cui comincia a vendere la Froig, insomma, come single malt. Altra particolare della Froig che ci fa alquanto divertire è che nell'epoca del pieno periodo del proibizionismo americano, la Froig è l'unica distilleria che raddoppia la propria produzione, perché per il suo gusto così ospedaliero di Garza, di Garza proprio, può essere venduta in America sotto prescrizione medica. Era una medicina. Era una medicina. Sul 1950, insomma gli anni 50, il signor Jan Hunter muore e subentra la sua segretaria, che in realtà doveva stare lì pochi mesi, sì. Certa Elizabeth Bessie Williamson, ma che in realtà rimane quasi 20 anni, fino al 1970. Questa signora svolge il lavoro con passione, aumenta la produzione, signora molto affascinante, certi versi anche progressista per quei tempi. Poi nel 1970, quando va in pensione, la compra un gruppo americano, la Shelley. Tre particolarità della Froig, c'è tanto da dire sulla Froig. Poi dello stemma reale lascio anche la parola. Però sulla Froig c'è da dire che ha sempre il pavimento di maltaggio originale, dove praticamente lavora il malto torbandolo per circa il 20% del fabbisogno, l'altro lo compra dalla vicina malteria che è la Portellen, e cosa ancora più... Distilleria chiusa. Più distilleria chiusa. Che Diageo sta per riaprire. Sì, sì. Altra cosa particolare che mi fa insomma un pochino sorridere, perché mi richiama un po' al mondo del vino, è il fatto che ha una propria torbiera personale e raccolgono una torba solamente a mano, proprio perché sono convinti che possa essere rovinata dall'uso delle macchine, un po' come quando nelle grandi aziende vitivinicole, insomma, si raccoglie chicco per chicco, grappolo per grappolo a mano. Tipo i grandi buffati che vanno lì a decidere se quel chicco va raccolto o meno. Poi sul simbolo della Casa Reale è stato dato da Carlo, una volta è andato in visita, si dice che la Froig 15 anni, che anche per me è un grandissimo whisky, ma probabilmente lui è più seguito, anche per lui è un grandissimo whisky. Il giorno, la sera che ha conferito questo stemma, lo stemma reale, quindi di fornitore della Casa Reale, in realtà era andato a fare visita nel pomeriggio e in fase di atterraggio lui si voleva vantare del suo brevetto, ha fatto un bel incidente andando lungo sulla pista dell'isola. E la notizia, ovviamente, i tabloid inglesi non se la sono fatta scappare. E quindi, se trovate delle bottiglie che non hanno il simbolo della Casa Reale inglese, sono antecedenti al 1994, mi sembra. 1994, sì.
oramai tutte quante, giustamente era la Freud che si pregia di avere, certo, di essere fornitore della casa reale. È un NAS, quindi un no age statement, non ha dichiarazione di invecchiamento, 48 gradi e molto torbato, è molto torbato, invecchiato in botti prima ex Barbon Classic e poi nel quarter cask, che è una botte piccola da 125 litri mi sembra, quindi il whisky è molto più a contatto con, certo, la botte, e la botte rilascia più sentori, certo. È un non child filtered, però è un barrier filtered, ma onestamente noi abbiamo cercato, provato anche ad andare sul sito della Lafroig, ma qui dice barrier filtered, non abbiamo scoperto di preciso questo filtraggio che cosa sia. Quindi se aggiungete acqua, potrebbe, fredda soprattutto, potrebbe avere un brutto colore, aspettate un attimino che ritorni a temperatura. Ma salute, che io già sto, dicevo, la torba già si sente. Se cercate frutta qui dentro, difficile da trovare. Beh, ora spunta sicuramente, sì, soprattutto la torba. 48 gradi non si sentono, sì, neanche, sì, lontanamente. Beh, quando abbiamo fatto la degustazione all'Lannister, avevamo scritto, risultò uno dei migliori. Sì, poi abbiamo scritto il Select, poi il Quarter Cask, il Select fa 43 gradi e risulta molto più alcolico, sì, l'alcol risulta molto più alcolico, molto più forte della Froggy Quarter Cask. Beh, comunque, una dolcezza, sì, diffusa, sì, però torba seria. Se non vi piace la torba, questo whisky non è per voi. Se vi piace moltissimo la torba, è poco torbato, quindi diciamo che in una scala da 0 a 10, 6, 7. Sì. Poi sono dei componenti vegetali, cioè comunque sì, c'è un po' di piccantezza, un po' di componenti marini, non so, salsedine. Basta, Arnaldo, non possiamo stare qui tutta la sera a usare il quarter cask, non so, dobbiamo assaggiarlo. Però sì, sale, iodio. Mamma mia. Andiamo, dai. Già sento la liquirizia io. Pieno, complesso. Ora arriva leggermente, questi 48 gradi si sentono qui all'inizio, sì, della gola, ma delicatissimi, sì. L'unica cosa almeno che riesco a sentire, perché poi sono fissato, è questa liquirizia che addirittura, no, liquirizia la sento anch'io un po', si sente anche a naso. Poi ci sono tante cose, sì, dal sale alla dolciastra, sì. Guarda, ti dico come la penso io, me lo godo e basta, sì. Tendo a non berlo e volerlo capire, sì, perché mi dà così ancora. Ora si sente, senti, sì. Però ecco, per esempio l'alcol è molto riconducibile al pepe, ad esempio. Ah sì, sì, certo, no, beh, bisogna saperlo distinguere, sì, sì. Quello sì. E poi c'è questa dolcezza che poi in realtà secondo me è anche riconducibile al malto stesso, al cereale, non è riconducibile ad altre cose. La botte, altre potrebbe cose. Sì, potrebbe, ecco, una cosa magari al naso potrebbe qualche cosa di legnoso, forse, probabilmente perché sì, vabbè, essendo a contatto però con, ecco, manca il tipico profumo alcolico da ospedale invece qui. Sì, non è così ospedaliero come altri Lafroig di quel 10 o... Sì, sì, sì. Questo è... Andiamo a... Tre goccine, Arnaldo, che... Tre? Sì, 48 perché... gradi, dici? No, perché ce n'è tanto, ce n'hai. Ah, va bene. Vediamo se cambia qualcosa. Ecco, adesso sento molto l'alcol. Sì, lo sento molto, molto, molto erbaceo. Mi è diventato molto erbaceo. Mi è diventato. Sì. Quasi felce. Pungente. Sì, però. Pungente. Più la felce, qualcosa di. Che non è pungente alcolico, è anche pungente a un punto di. Però vedi, se già lo agiti poco, in realtà l'alcol un po' si sente meno. Poi escono delle piccole note dolci, cioè in un senso, però sono molto nascoste, molto nascoste. Diciamo, non è, secondo me non è proprio un whisky, non è per tutti, facilissimo questo.
bocca risulta più alcolico, però rimane comunque pieno, gustoso. Guarda, in bocca si, con l'acqua si ammorbidisce. Secondo me questo whisky è ben fatto, perché... No, questo l'ha bevuto così com'è, secondo noi. Però con l'acqua non... è aggressivo, anche perché di torba non cala molto. No, no. Spunta un po' l'alcol. Sì, però nel senso non... Ma diventa un po' più docile. Sì, però... diventa un po' più docile. Però sì, su altre cose, su altri gusti forti, però secondo me è giusto che la torba debba essere contrastata con altri profumi e gusti forti, se no... si sente solo la torba. Ma comunque quello che volevo dire con l'aggiunta dell'acqua è che tutto sommato rimane anche un pochino corrispondente rispetto a senza acqua, non cambia di molto. A parte per... Sì, sputta più l'acqua, tutto in gola, tutto in bocca. Sì, per assurdo, mettendo acqua si sente più l'alcol. Sì. Però va bene. Però sempre un grande whisky. Sì. Non aggiungete acqua, poi provate, verificate, pure io me lo finisco la vostra salute. Alla prossima, bevete poco, bevete bene. Ciao. Gunslinger, Deathbringer, in your black vest.